Da oggi inizia una serie di sit-in davanti alla sede dell'INPS con delle richieste da parte dell'ONA ben precise. Sì, inizia proprio oggi che questo sit-in, che cerchiamo di resistere fino a venerdì e sicuramente anche nei giorni successivi qualora non ci fosse un riscontro. Noi perché siamo qui? Siamo qui perché davanti all'INPS, perché l'INPS fondamentalmente è competenza del Ministro del Lavoro. Vogliamo mettere all'attenzione di tutti che qua noi facciamo parte del polo petrolchimico più grande d'Europa. Nei giorni scorsi c'è stata una sentenza storica, anzi direi clamorosa, che ha visto riconosciuti i diritti a 10 lavoratori delle ex industrie meccaniche siciliane. Sono tutti lavoratori che in qualche modo hanno respirato amianto per decenni e nonostante l'esposizione si vedevano negati i diritti per il semplice motivo che qua a Siracusa non c'è mai stato un atto di indirizzo del Ministero. L'atto di indirizzo del Ministero non c'è stato perché la Regione Sicilia è stata sempre inadempiente, quindi motivo per cui i lavoratori dovevano fare causa e oggi la magistratura ha accertato il rischio. Come possiamo benissimo vedere, qua ci sono dei... In poche parole, sono dei posti delle officine, un'officina metalmeccanica dove operavano saldatori, carpentieri e quant'altro. Ma il rischio amianto qua era in tutto il petrolchimico, così come lo era a Gela, a Milazzo, e quindi purtroppo noi abbiamo subito la più grande discriminazione di tutti i tempi, rimanendo fuori da questa logica. E quindi è il nostro compito, è il nostro dovere che, nonostante abbiamo vinto, di mettere a conoscenza il Ministro del Lavoro, metterlo a conoscenza e dirle che qua nel passato nessun Ministro del Lavoro si è preso cura di questo territorio. Quindi lo chiamiamo in causa, lo incalziamo per vedere, per valutare e quindi emettere un atto di indirizzo e dare la possibilità ai lavoratori siciliani di Priolo, di Gela, di Milazzo e poter avere quel giusto diritto senza, con una semplice procedura amministrativa. Noi qua paghiamo e registriamo decessi, registriamo patologie, abbiamo la più alta incidenza di patologie di tutti i tempi e di tutta la regione, di tutta Italia, e quindi non possiamo solo pagare senza avere alcun riscontro. Siamo dei buon contribuenti a livello di PIL, però di tutto questo non ce ne ritorna niente. Noi vogliamo attenzione. Non puntiamo il dito contro nessuno, anzi diciamo che l'onorevole Di Maio, Ministro del Lavoro, è una persona attenta, sensibile e può riuscire in qualcosa dove gli altri hanno fallito. Noi cerchiamo di resistere fino a quando non abbiamo ovviamente un riscontro. I vostri obiettivi quali sono? Quali sono questi diritti che vi sono stati finora negati, che il Tribunale vi ha riconosciuto con questa sentenza che lei definisce clamorosa? E allora, i diritti dei lavoratori esposti consistono nel riconoscimento del diritto a pensione figurativo e contributivo per gli anni di riconosciuta esposizione. Quindi se il lavoratore ha dei requisiti può andare benissimo in prepensionamento, ma questo non è un regalo. Non dobbiamo dimenticare che il lavoratore esposto all'amianto rispetto agli altri ha delle aspettative di vita molto inferiori e quindi questo è un doveroso risarcimento. Ma la cosa quella che ci dispiace è che purtroppo noi non siamo stati attenzionati nel passato, quindi ci battiamo affinché il problema venga posto a livello nazionale. Noi in questa iniziativa abbiamo non solo il sostegno dei lavoratori Siteco, ma abbiamo il sostegno della Presidenza Nazionale dell'Avvocato Ezio Balanni, ma in prima persona anche il Sindaco di Priolo, Pippo Gianni, che ha sposato questa causa dell'amianto nel lontano 2008. Quindi cerchiamo di dare un contributo affinché per questa provincia, per questa regione d'Italia, venga dato la giusta attenzione, così come è accaduto a Porto Marghera, a Ravenna, a Brindisi, perché noi non abbiamo niente in meno rispetto agli altri. Quindi siamo mobilitati fino a venerdì, anzi cogliamo l'occasione per dire di venirci a trovare chiunque lo riterrà opportuno. Abbiamo inoltrato questa richiesta all'onorevole Di Maio e a tutto il governo, quindi per prendere posizione, così come lo abbiamo fatto per quanto riguarda tutta la deputazione regionale.